Io vivo qui ad Ariano da ben 44 anni, quindi ho avuto modo anche di poter conoscere Carlo Remi qualche mese prima che morisse. E quindi venendo ad Ariano l'ho incontrato, l'ho accompagnato e mi sono anche divertito a fare qualche domanda su quando lui ha scritto, per esempio sulle persone, che lui dice erano mezzi animali e mezzi cristiani. E lui mi disse che non l'ha visto. Allora gli disse: ma perché l'avete scritto? Perché me l'hanno detto gli altri? Ecco, invece allora quello che lui scrive, senz'altro, descrive una realtà di sottosviluppo, di sottocultura, ma allo stesso tempo un po' la gonfiata, ma lo scopo suo non è stato quello di spallare il popolo lucano che l'ha ospitato e lui ne è riconoscente, ma soprattutto per lanciare una forte denuncia verso quella situazione di sottosviluppo economico, sociale. E quindi dimostra come Carlo Levi è stato molto sensibile a saper leggere e immedesimarsi questa realtà. Carlo Levi è morto a Roma, qui hanno fatto le onoranze dei civili e dopo 3 anni Francesco Rosi ha voluto girare il film sul suo libro, tradotto in ben 37 lingue. E naturalmente qui è venuta una troupe di un cast di attori molto famosi. Bernalisi, Irene Papas, Gian Maria Volonté, io stavo qui, quindi ho seguito molto, anzi poi quando è stato da Alienello mi chiese la consulenza per l'aspetto religioso della messa di Natale e così via. Quindi ho avuto modo di a incontrare questi artisti, parlare con loro e quindi anche che cosa pensavano di quella realtà che lui ha descritto, ha denunciato e che loro cercavano di riproporre sullo schermo. Francesco Rosi è senz'altro un ricordo particolare sia durante la ripresa di alcune scene nella chiesa e poi anche dopo lui è ritornato qui a Messina d'Ariano, gli abbiamo dato cittadinanza onoraria, non solo, ma anche la terza edizione premio letterario nazionale che lui aveva è stata assegnata a lui. Quindi abbiamo mantenuto questi rapporti di amicizia, diciamo, anche storica. E li abbiamo rafforzati man mano durante, fino a qualche mese prima che morisse, ci siamo sentiti. E Gian Maria Volonté, a me mi ricordo che si scocciava di girare tante volte le scene. Quindi sappiamo benissimo che quando si gira sono costretti a rifarlo una volta, due o tre. Come anche la Irene Papas che girava mezzo per il corso, a piedi nudi, mezzo, diciamo, nuda, con molta disinvoltura. E poi anche quel sacerdote francese, che ovviamente, soprattutto nella chiesa di Alienello, ho assistito, ho seguito e quindi ho cercato di rivivere quello che credo io parla del prete Don Traiello nel suo libro. Ma guardi, il Sud, anche se viene considerato come una realtà di sottosviluppo, anche economico, però il Sud è ricco di valori, quei valori che stranamente si vanno dimenticando, ma bisogna riscoprire, perché quando noi parliamo di civiltà contadina significa una civiltà di arretrati, significa una città ricca di valori, la solidarietà, l'amicizia, il rispetto, la disponibilità, e sono cose di cui abbiamo tanto bisogno, anche per un futuro migliore, perché se uno dà soltanto spazio all'aspetto economico, sappiamo che il positivismo non fa che schiacciare l'uomo, lo distrugge, lo spersonalizza. Quindi il messaggio leviano è sempre di grande attualità e quindi in certo qual modo si ricollega anche all'umanesimo integrale di Maritain. Ecco. L'uomo ha esigenze fisiche, materiali, ma anche esigenze spirituali. E la città contadina ovviamente è un richiamo forte sotto questo aspetto. Però il messaggio leviano, visto questo fuori dalle righe, è pure molto socialista, no? Ah, socialismo c'è veramente che è vicino all'uomo, ma non è una novità perché prima di Levi c'è stato Cristo. Che lo Levi non ha inventato niente, non è che ha imparato alla Chiesa. Allora, Gesù è stato il più grande rivoluzionario della storia. Certo. Uno che prende, reagisce contro i E no, questo è l'aspetto romani. positivo di Carlo Levi, non fa che richiamare e ispirarsi a quel socialismo umano.